credo che sia stata affrontata con il piglio giusto, è una personalità di statura nazionale e internazionale, quindi noi lo celebriamo orgogliosi che appartenga alla nostra comunità, ma ben sapendo che non sono i limiti geografici che connotano queste avventure umane, culturali, politiche, di impegno sociale, di passione civile, che sono per tutto una grande testimonianza. E qui soprattutto gli aspetti letterari e culturali sono stati viscerati, sviscerati ampiamente. In questa avventura di realizzazione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro, ho avuto l'onore e l'onere di condurre con l'Agenzia di Promozione Territoriale le attività sotto la guida del comitato scientifico presieduto dal professor Vitello, Franco Vitello. Vorrei accogliere il libro che qui stasera si presenta con parole virgiliane: venisti tandem, sei giunto finalmente. Si tratta di un libro lungamente desiderato e atteso da diverse generazioni di studiosi dell'opera di Scotellaro, a partire dai primi suoi ammiratori, Carlo Levi e Manlio Rossi Doria. È stato un sentimento doloroso perché è palpabile, è evidente in Scotellaro, come in tanti altri intellettuali e artisti della sua generazione, quella tensione, quegli ideali, quella forza, quell'energia, quella fiducia in una Italia nuova, l'Italia che doveva nascere dalla fine della guerra. E sarebbe un tipico caso di terzafortismo, diciamo, no? Di una figura intellettuale di terza forza, che per me è la spina dorsale del paese, lo dico con, diciamo, la storia del mondo di Vannuncio, la storia di Bassolazione, la storia della parte libertaria del socialismo italiano, prima che sia la parola intellettuale, sia quella socialista, diventassero quasi degli insulti. Invece sarà arrivato il momento di raccontare da capo questa storia.